sono considerato prigioniero di guerra, perché lui è stato un gioco, diciamo, da parte della Germania, facendoci passare come cioè internati militari italiani. Questo perché? Per sfuggire a tutti i benefici che potevamo avere dalla Croce Rossa internazionale. E questo è stato un bel trucco. Comunque noi abbiamo pagato sempre. Poi dopo tutto abbiamo rifiutato le offerte che ci hanno fatto all'ingresso del lager da parte dei nazisti per entrare sia nella Wehrmacht, cioè l'esercito tedesco, oppure anche nella SS. Quando abbiamo detto di no, loro poi si sono già inferociti nei nostri confronti, perché hanno accettato, diciamo, la nostra dichiarazione di essere contrari ai nostri confronti. Dopo hanno trasferito la seconda batteria, era posta a San Giorgio sulla baia di Vixuri. Arriva l'8 settembre, chi si sente fascista rimane in batteria con me, tenente Pigorini, e gli altri depositano le armi ai tedeschi. Depositano le armi, ha portato a Lixori, in un campo di concentramento, il 73. Hanno chiuso in un campo di calcio, qualche cosa, c'erano i muri alti 2 metri in giro. Hanno messo dentro in mezzo al campo la guardia da una parte e la guardia dall'altra. Il giorno dopo, il giorno 11 settembre, arrivano 3 cose neri in mare, sono solo quelli, 3 zatteroni tedeschi carichi di materiali da guerra. Quando sono stati ben sotto, artiglieria italiana di San Teodoro ci spara. 2 sono affondati e 1 fermo con bandiera bianca. Basta.